Ad animare l'attesa dei risultati di Nvidia ci ha pensato la Fed. Alle 20, ora nostra, sono state pubblicate le minute dell'ultimo meeting. È venuto fuori un atteggiamento abbastanza hawkish, come si dice in gergo, dei membri della Fed, cioè l'inflazione non va così bene, i tassi resteranno ancora alti, anzi forse qualcuno ha detto pure addirittura li alzeremo, quindi la situazione è cominciata a diventare, cioè se non fosse tragica sarebbe comica, perché fino a 4 mesi fa, appunto a dicembre, avevano animato i mercati e lanciato l'ultimo rally delle borse, che hanno rigonfiato la bolla, proprio dicendo che invece avrebbero tagliato 3, 4, 5, 6, 7 volte. Adesso si parla di rialzi. Comunque, per quello che riguarda le probabilità del mese di settembre, che era ritenuto il mese più probabile per un taglio, le percentuali espresse dai tassi impliciti dicono che i tassi rimarranno invariati al 40%, con un incremento notevole rispetto a una settimana fa, dove questa percentuale era del 27%. Quindi sì, i mercati alla fine ci hanno creduto fino a un certo punto, perché ormai appunto la credibilità lascia il tempo che trova, visti le continue giravolte. Ecco, questo è il decennale che ha chiuso da poco, chiuso tra virgolette, il decennale non chiude, è un rendimento espresso dal prezzo dei bond. Vedete una candela tipo shooting, nel senso che comunque ecco la sparatina verso l'alto causata dalla pubblicazione delle minute, però poi siamo rientrati su valori più bassi per chiudere quasi invariati, e quindi l'evento di fatto ha fatto il solletico anche all'S&P 500. Questo è lo SPY, come vedete, stessa configurazione, cioè sulla notizia c'è stato un tentativo di break al ribasso per poi chiudere a meno 0,3%. Guardiamo l'equal weight, leggermente più basso, ecco, apro un po' il quadro, perché dal punto di vista tecnico l'equal weight, come vedete, siamo ancora al di sotto del massimo degli inizi di aprile, stiamo rollando verso il basso almeno dal punto di vista grafico, e anche il DMI, vedete che anche la direzionalità che aveva provato ad aumentare sta tornando verso il basso, quindi una configurazione molto toppish, come si dice in gergo, quindi sembrerebbe questa formazione di un minimo quasi doppio, scusate, di un massimo quasi doppio massimo con il massimo appunto di fine marzo, primi di aprile. L'Europa ovviamente ha chiuso già da parecchie ore, anche per l'Europa, questo è lo Stoxx 50, c'è una formazione di possibile doppio massimo con divergenze degli indicatori, tutti gli indicatori, direzionalità, DMI, c'è un tentativo di incrocio negativo, quindi è una fase importante questa per lo Stoxx 50. Attenzione verso l'alto a un ritorno verso 5100, perché potrebbe negare la formazione di questo pattern. E sempre dal punto di vista tecnico, interessante lo Stoxx 600, che anch'esso manifesta la possibile formazione di un top, però questa volta in una location diversa, non è un doppio top come quello di prima dell'Euro Stoxx 50, però è un'area di resistenza data dal target, no, di proiezione del test e spalle rialzista. Questo è stato come una molla che, una volta che ha sprigionato la sua energia verso l'alto, è riuscita a lanciare i prezzi su massimi superiori a quelli di aprile. Sono configurazioni che non ci sono su altri indici, quindi dal punto di vista tecnico è tutto plausibile che insomma ci siano queste differenze. Importante il petrolio, meno 1,13%, ha ripreso, sembrerebbe aver ripreso la marcia verso il target in area 74. Questo era il target che avevamo calcolato all'epoca della rottura della neckline, del testa e spalle ribassista che si è formato tra metà marzo e la fine di aprile. Abbiamo assistito alla formazione di questo flag con un paio di tentativi di superare la media 200, nessuno è riuscito, e quindi per il momento abbiamo una ripresa di forza dei bear come mostrato dal DMI negativo, e quindi target 74 con
annullamento dello scenario al superamento della media 200, quindi sopra 80. Figura bearish per il rame, più che bearish diciamo che a questo punto di frenata di questo potentissimo movimento rialzista lo avevamo commentato in uno dei precedenti video, il fatto che sul candlestick apparivano segnali di stanchezza nonostante il trend fosse ancora molto forte, il momentum alto e la direzionalità altrettanto elevata. Però ecco, già il candlestick in questo caso è stato forse l'unico strumento che ci ha allertato sulla possibilità di un rovescio, che poi puntualmente accade, perché quando si sale tanto poi le prese, si sale tanto senza avere il tempo di consolidare, poi ci sono prese di profitto a valanga, scattano in sequenza gli stop ed ecco meno 5,76 per il rame. Diciamo che questa fase dal punto di vista tecnico, questa fase di rialzo può considerarsi per il momento conclusa. Non vuol dire che da qui parte Armageddon, significa che io mi attendo con maggiore probabilità all'inizio di un trading range meno aggressivo. Il reversal per l'argento comunque è marcato con una bella candela nera. Anche in questo caso avevamo gli indicatori ancora che puntavano ancora al rialzo, però in questo momento si potrebbe aprire anche per l'argento una fase laterale di consolidamento. E la trimestrale di Nvidia è appena uscita, non conosco i dettagli, vediamo la reazione del dopo borsa. Vedete qui sulla destra la valutazione in questo momento sul mercato, le quotazioni post sono a 9,95, siamo a un soffio dallo sfiorare il livello storico, il target storico di $1,000, che tanto era stato pronosticato nel corso delle salite precedenti, ma comunque mai raggiunto in precedenza. Forse ci riusciamo in questo aftermarket del 22 maggio, 9,90, 9,95 è stato toccato, la chiusura ricordo era 9,49, quindi 50 punti, circa un rialzo del 5% o poco più. Questo ovviamente siamo nei minuti immediatamente successivi alla pubblicazione, quindi qui c'è parecchia volatilità, quindi vedremo poi dove si andrà ad assestare, però per il momento potrebbe essere l'ennesima, diciamo che ne abbiamo viste dal 2023 3-4 di queste uscite al rialzo, anche se l'ultima, quella del 22 febbraio, eccola qui, poi ha dato vita una leg, sì, di qualche punto percentuale, ma di fatto poi ha aperto un ampio trading range. Vedremo come andrà questa volta. Non perdetevi i prossimi video, lasciate pure nei commenti la segnalazione di situazioni interessanti, così poi le analizzeremo assieme nei prossimi giorni. Grazie a tutti per l'attenzione e appuntamento a domani.